Partiamo con la risposta che vedevo. La risposta che vedevo è come fare a far vedere che FIFO non è a step. Beh, io qua ce l'ho, qualcuno l'ha fatto? No? Anche questo mi preoccupa un po', devo confessarlo. Era un ottimo esercizio da praticare. Comunque, proviamo con 2, 3, 3, poi faremo con 3 e 4. All'inizio non si può fare altrimenti, perché qualsiasi cosa facciamo con FIFO, qua potete mettere tanti 1, tanti 2, quanti volete, non cambia nulla. Quando arrivate a nominare il terzo tipo di pagina, la terza pagina differente, vi ritrovate in questa situazione. Quindi chiamatele ABC, 1, 2, 3, quello che volete. Questa è l'unica situazione possibile a questo punto. Cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo, noi qua sappiamo che la prossima pagina che sparirà sarà la 1, ok? Dobbiamo fare in modo che la 1 rimanga di là. Okay. Cosa? Sì, 3, 2 ovviamente. 3, 2. Torno a dire, la prossima che sparirà qua è 1, quindi bisogna fare in modo che rimanga di là. Per prima cosa, perché rimanga di là, bisogna che ci sia. Quindi rimettiamo 1, avevo fatto già un passaggio ulteriore mentale. E quindi qui siamo arrivati alla situazione in cui è sotto insieme, ma il ruolo di uno nelle tue configurazioni è diverso, perché qui è nella posizione dove era, qui l'abbiamo buttata via e ricaricato in posizione diversa, anche temporalmente, anche nella sequenza. Infatti la cosa bella è che se ora mettiamo 4, qui mi viene 4-1, ok? E qua mi viene 4-2-3, boom! 1 appartiene alla situazione con n frame, ma non appartiene a n più 1, quindi non è a step. Uno dice è un caso particolare con 2 e 3, ma si generalizza facilmente una volta capito il meccanismo. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Questi sono 3 e 4 frame. Ovviamente dobbiamo aggiungerne uno perché ci sia il primo, se si è riempito quello con 4. A questo punto dobbiamo fare la stessa cosa. 1, quindi abbiamo 4, 1, 3, e qui abbiamo 2, 3, 4 perché l'1 c'è ancora. A questo punto 5, 4, dico bene, ho detto una cavolata. Dico una cavolata perché non mi andrebbe a posto qui, devo fare 1, 2, andava bene 5, 4, 1, 5, sì, e invece qua fa 5, 2, 3, 4 e quindi 1 non c'è, ok? Quindi non è a stack, per non essere a stack basta tutto, per esempio.
libri che vanno solo attraverso il libro, devo farlo vedere solo due tre, no? Va benissimo, ma un momento, due può sembrare un caso particolare, va bene, due. Di solito succede sempre che si tende a partire da tre perché non però è 2-3 va bene. Allora, questo vi dovevo e questa era il mio. Domande? Lei? Sì, vogliamo fare come abbiamo fatto martedì, facciamo le domande teoriche che sono classi del problema, poi andiamo a chiudere tutti. Teorica. Che c'è un esercizio dove ti chiedeva di fare la mancia, volevo chiedere come funzionava, se veniva fatto in qualche forma di link oppure no. Dipende dal testo dell'esercizio. Mancia, quello che fa è di cercare in cash la, la radice del file system montato e di mantenere aggiornare la tabella dei 5 blocchi nel kernel che serve per fare in modo che la risoluzione dei fatti quando arriva a quella directory passi al sottoalbo, passi al file system montato. Tipicamente però negli esercizi non vedete questo tipo di retroscena. Quello che vedete negli esercizi è che una volta montato il file system sotto, che ne so, barra USR, quello che voi immaginate come barra USR barra USR barra lib, all'interno del file system compare come barra lib. Perché voi l'avete montato a partire dal punto barra USR. Ma barra USR è tutto montato, quindi tutti i path assoluti che puntano al file system avranno il prefisso barra USR. Ma all'interno del file system il barra USR c'è. Ok? Quindi, secondo, non mi ricordo quale esercizio, ma suppongo che volesse che voi calcolaste correttamente i path in modo che, dato un path completo, fosse in grado di trovare il path all'interno del file system in maniera corretta. Quindi si modifica anche il contenuto dell'elemento, cioè se all'interno creo una cartella, cioè all'interno di una cartella effettuo il montaggio di un device. Quindi si creerà un altro node per quel device che punterà ad un file di una cartella barra delta barra SDU, ad esempio. Barra delta SDU non viene cambiato, rimane là. Ok. Il problema è questo che sono posti nella. Questo è il problema che si sono posti in uno del termine. Bisogna fare un altro senza modificare il file system su cui montiamo. Ed è per quello che come fanno? Invece di modificare il file system, che sarebbe scorretto, perché ponete che il sistema termini in maniera nuova, rimangono delle informazioni incoerenti, perché rimane questa indicazione a qualcosa che magari non esiste più, è una chiavetta che avete tolto. È per quello che non si fa un suo file system, si usa il fatto che c'è una cache di queste cose e che quando succede la cache, se c'è il cache, la cache risponde al posto del dato, ma se viene modificata la cache in maniera opportuna e rimane permanente quel dato in cache, in maniera che quando si va a vedere quello
e alla squadra l'arbitro dall'altro. Quindi che quello ho provato è il binocchio che mi è cambiato, non line out, cioè la copia in memoria. Ok, quindi avevo fatto dei tentativi ieri e sono venuto con lei. Quindi e questo è il motivo per cui ad esempio ho fatto il mouse su una cartella del gestente. Quando ho fatto la mouse ho ritrovato informazioni precedenti, quindi è perché in realtà era solo come era sovrapposto, ma ha nascosto quella director e a causa di quella director gli ha fatto vedere il coefficiente del sistema. Ho visto che in alcuni esercizi lei calcolava in qualche modo, che non ho ben compreso come, la dimensione del saldo di elettrico. Mentre ho visto che ad esempio il sistema operativo con Ubuntu, la dimensione della cartella è sempre di 496 anni. È vero. Quanto è grande una file directory? Accetto qualsiasi cosa che sia coerente. Tipicamente un file directory cosa deve contenere? Deve contenere coppie, nome, numero dei nomi. Quindi ci si aspetta che ci siano dei numeri paragonabili a lunghezza di tutte le stringhe, somma della lunghezza di tutte le stringhe della directory, compreso appunto questo punto, più un numero di interi pari al numero delle entry, perché è una cosa aspetta la stringa. Di solito le stringhe, come se no ci sono dei problemi di allineamento, vengono allineate alla voce. Quindi se avete una stringa di 1, 2, 3, 4 caratteri, 3 caratteri, più lo 0, occupa una voce. Se ne avete da 4 a 7, occupate due voci e così via. In molti file system, siccome tanto l'accesso è a blocco, praticamente mettono il terminatore delle informazioni di directory direttamente all'interno del blocco e poi allocano blocchi interi e anche nella lunghezza mettono blocchi interi. Cosa dovete mettere negli esercizi? Qualcosa che abbia senso e che, come al solito, state in grado di giustificare e applicate coerentemente su tutto l'esercizio. Scusi, a me non mi dubbio, però ho letto che la dimensione del blocco all'interno del file system Unix era di 1024. No, vai, sì. Però allora perché ci 4096, perché si vede che lì sai che cosa? Cioè che è denso della C va di blocchi, no, addirittura del 1192. Avevamo fatto delle prove di costo prestazione, ha visto che era la misura magica, non è che non pensiate che questi numeri abbiano sempre delle cose. E se guardate, sono convinto che lo troviate diverso però tra i 2 e 3. Okay. Mi sono fatto una domanda, ci sono degli esercizi sul persistence set, no? Io sono qualcuno di domanda, si è visto che il persistence set si divide in 5 punti, che sono anche abbastanza complessi. È un esercizio per il quale vuole che le persone si distinguano? Guardiamoli! Perché non vai a destra? No, non l'esercizio, guardiamo i 5 punti.
e premi 4. Guardiamo gli Enot, i blocchi e le strutture. Quindi questo è il conteggio previous, no? Poi directory structure, se c'è la visione delle directory, quello bisogna vedere se è coerente. Directory connectivity, quello si può fare, si fa per l'analizio, si deve indicare anche l'altro e si va a vedere se sono stati indicati tutti gli enodizzati, cioè se sono degli enodizzati per sì. Reference count è il conteggio dei link, che si fa è contate quanti nomi avete e controllate che sia corrispondente al numero di link indicato nella note. Prego. Io analizzando il codice di persistent checker ho notato che lui va a vedere quando ci sono due note punto nella stessa data e corretto la stessa, scusa? Lo stesso blocco, sì, ma per la data posso annunciare il data, cioè ma nel caso dei link simbolici, che creano nomi e nomi che punta allo stesso blocco della data dell'anno. Sì. No, non punta allo stesso blocco. Il blocco dato dei link simbolici contiene una stringa ASCII, che è il path dell'altro. Ok? E tra l'altro, se guardate il codice del suo, documentato malissimo, l'ho scoperto a mie spese quando ho scritto il corpo del Stuart, i link simbolici corti ha un trucco, un flag, e li mette direttamente nell'inode nel posto dove metterebbe i puntatori a blocchi, e lì mette la stringa. Quindi per evitare per gli simbolici di corpi, ho già fatto che non mi serve niente per un link simbolico, che sarebbero tutti questi puntatori alle aree dati. Se la stringa ci sta, usiamo questi 13, quanti sono 13 interi, e li dirigiamo in una stringa. Quindi se andate a vedere nel mondo reale scoprirete anche che ci sono anche queste amenità. Ancora domande? Il quinto non lo riuscite a fare, perché ci sono anche un esercizio che vi dice se parlate in sella group, e il secondo se vi viene data la struttura delle directory da controllare che sia coerente. Cosa può succedere nelle directory, ma lo vede più nella connectivity, che ci siano dei loop. Praticamente il punto 1 è il passaggio, la scansione di tutti gli enodi. Il punto 3 è la visita dell'albero. Il punto 4 usa i risultati del punto 3 per lavorare. Il punto 2, se volete, usa i risultati del punto 1 perché guarda tutti gli enodi directory e controlla che siano coerenti. La scansione di disk, cioè gli algoritmi per minimizzare il tempo di accesso ai dischi, la questione non è mai scontata. Sì, però poi sì. Un esempio. Mettiamo che io abbia una politica lunga. Sono sulla destinazione. Ho una richiesta per la 10. Il cilindro 0 guarda 5. Io ho preso in considerazione questa richiesta, quindi vediamo che la 5. E mentre sono a 5 mi arriva la richiesta per il 7. Io avevo già preso in considerazione la richiesta per il 10, non mi fermo al 7, oppure mi fermo lo stesso? Non può fermarsi al 7, perché
cioè una volta che ha dato il comando di sync, l'unica cosa che può aspettare è l'interrupt che dice ho finito. Sì. Questo è quello che io chiamo input hijacking, cioè pensare di dirottare l'input, è l'età che non si può fare. Non lo sanno fare i device, perché un device è abbastanza stupido, cioè gli mandate un comando e quello quando ha finito vi risponde. Non avete la possibilità di bloccarlo, dire no, cambiate idea. Quindi se è già stato fatto partire, bisogna aspettare dentro. Ma i settori che visto fisso sono praticamente dati dalla formazione a basso livello, quindi dal produttore, o si possono decidere in qualche modo? Normalmente sono per i settori sono dati dalla struttura del disco. In molti dischi, in molti ambienti, ci sono degli strati logici che vi fanno vedere una geometria apparente diversa da quella reale. Il caso più comune era quello che si chiamava direi LDA, perché i bias sono in grado di gestire più di tanti cilindri e settori. Allora avevamo fatto dei trucchi per far apparire un disco con una geometria diversa in modo che rientrasse nei limiti del BIOS. Però il blocco logico si può decidere come minimo del settore fisso, ma il settore fisso è del costruttore. Sì, no, è una domanda. Allora, per quanto concerne la capability, avevo letto di POSIX o quella accesso, cioè esatto. Quella che si contrappone access control list. Esatto. Avrei una domanda, avevo letto un dato, quando il server accetta la richiesta, genera l'oggetto, poi genera un numero casuale, però dopo non verrà, per motivi di sicurezza, inviato allo stesso. Però dice che comunque dopo il client riuscirà comunque, quando l'utente desidera accedere all'oggetto, invia la capability al server, calcolando anche gli dice una funzione che prende l'oggetto, i diritti e questo numero di check. Però mi sono chiesto come faccia l'utente a inviare la capability se questo numero rimane nel server e il cliente. Il cliente potrebbe tentare di generare dei numeri casuali e potrebbe accidentalmente prendere una capability, è probabilisticamente bassa la cosa, ma per evitare che questo avvenga, cosa viene fatto? Viene messo una coda, un numero che decide il server casuale, ma quello tiene costante, che è una sorta di chiave del server. Voi sapete che con i metodi di criptografia, se cambiate anche solo alcuni byte, anche alcuni bit, la forma crittografata cambia tutta. Quindi, per avere una forma anche veloce, prima di andare a cercare questo oggetto, prendiamo anche a capire, ci sarà un identificativo dell'oggetto, un identificativo dei permessi. E quando l'utente gli manda una capability, il server la decodifica, poi prenderebbe qualsiasi porcheria per dire dov'è questo utente che si chiama così, dove sono questi permessi. Se invece ha una coda che è un numero casuale che sa solo lui, lo manda al client, quando il client gliela rimanda, decodifica, se non c'è quella coda potrà buttare tutto, perché quindi viene inviata, ma è formalizzata. Sì, no, okay. In chiaro ovviamente no, che data sì, quando torni indietro sai per vedere, è buono capire, a quel punto la possibilità di beccare anche, cercare questa coda fotografica è praticamente nulla e si evita di andare a tentare di accedere con delle capability che sono state
che sono tentativi. Tra l'altro è anche un'ottimizzazione contro gli attacchi, perché si ha intanto l'idea immediata di qualcuno che sta facendo il furbo rispetto a un errore, e facendo così in tempi brevi si scopre queste cose. Per esempio si può mettere un ritardo nell'accettazione della prossima richiesta da quel interlocutore, un ritardo magari crescente, come si fa con i PIN dei telefonini, no? Che se ho sbagliato una volta PIN non succede niente, l'ho sbagliato due, l'ho sbagliato e non si blocca. La mia ragionata fa diverso. Primo PIN ok, secondo va bene, se sbaglio la terza volta per mezz'ora non accetta più PIN, poi per 8 ore poi si blocca il tutto. E questo serve appunto per diminuire la frequenza degli attacchi. Ci sono ancora domande? Allora passiamo alla domanda teorica? Allora passiamo agli esercizi. Riguardo al generale sugli esercizi riguardo il caso di comunicazione, in particolare gli esercizi 2 del 12/7/2010. Quale? Il 12 luglio? Sì. Vediamo qual è quello del 12 luglio. Ah, che. Vabbè, basta si legga. Ok, allora andiamo, vuole venire a Paolo? Sì, in realtà sono a fare sicuro il primo punto, cioè fare... Prego. Secondo me questo, se lo ricordo bene, c'è un errore, però lo vediamo. Vado solo a provare a farlo. Allora, intanto la prima domanda effettivamente è per trovare uno stato safe, trovo una permutazione delle varie allocazioni che sono presentate lì. La permutazione deve essere uguale per entrambe le valute. È quello che fa riferire l'applicazione di un banchiere multivaluta da applicazioni di banchieri indipendenti. Essendo un banchiere multivaluta, deve occorre che la permutazione sia unica, deve essere la stessa. Sì, quindi deve essere la stessa. Anche perché le due valute sono classi di risorse. Sì. Quindi se un processo ha bisogno per completare sia di risorse del tipo A sia di risorse del tipo B, non è che puoi dire ti do quella del tipo A, stai zitto e continui a lavorare, c'è bisogno di quella del tipo B. Sì, allora. Allora, abbiamo 3 di testo mezzo. Quindi con 3 che possiamo. Con 3 si potrebbe partire da 3, da 2 o da 4? Da 2 o da 4, però con la valuta 2. Ne abbiamo 20, 2 si può soddisfare e 4 no, quindi il primo passo obbligato, dobbiamo prendere 2. Facciamo vedere per comodità.
5, 2, 3. Sì, ha scritto le colonne partite, PN, e name. Che però allora 532 se lo mette in colore. Ah, non l'ho letto, sì, 532. Faccia anche l'altro, non può farne una colonna alla volta, proprio perché deve fare insieme. però completamente se c'è un ordine l'ho direttamente, cioè, se me ne inverto le colonne, allora che qua metto anche qui. Allora, in questo caso è 15 su 5 10. Solo 1, perché 4 non basta, 3. Sì, solo 1 oppure anche... Ah, sì. Perché l'altro che si potrebbe soddisfare con la valuta sarebbe 4. Ma per 4 non manca. Sì, però secondo me è molto più pesante. Però il problema è che tra di rompo da dei quais ci sono richieste multiple, queste sono richieste multiple. Abbiamo visto l'altro giorno un caso di richieste multiple che l'aveva fatto una sua collega in un esercizio. Ok, e aveva ok, quindi questo non ha fatto, no, cioè se grado di rompo poi non passa con la reducibilità è una cosa, se poi va a calcolare il knot può non funzionare, questo non è un knot ma c'è dentro, perché quando questo restituisce uno poi è riducibile. Perché non riesce a soddisfare le chiese da fare, quindi è il meglio. Ok? Quindi stia attento, tutto si può fare, però stia attento a fare dei conti. Allora, possiamo mettere 4? Uno. Possiamo mettere 1 o allora mettiamo 1. 1 oppure. Sì, solo 1. Quindi 1. Che è 10, 4, 6 e 30 fix qua 30 fix e 30 x e possiamo calcolare un nuovo verbo che è 5, 6, 11 e 30 più x che fa 30 più x con 11 e 30 più x che possiamo soddisfare? Con 11 3 a sinistra possiamo soddisfare il 3 3 e che è anche l'altro con 20 si riesce a soddisfare, quindi scriviamo 3 3 18 5 e qua 22 quindi otteniamo il nuovo verbo, a questo punto il nuovo verbo è 16 e 32 x ora arrivato a questo punto rimane qua quello l'ultimo è
1 e quindi 17 è il denaro totale, è il capitale iniziale. Quanto più capitale iniziale? È 17. No, non c'è come è PC, nel nostro capitale iniziale, tutto il denaro che ha, il banchiere è 17. 60, 40, 20. Per poter essere safe, 32 più x deve essere maggiore o uguale a 40. Quindi x maggiore o uguale a 8. Quindi se x è maggiore o uguale a 8 si riesce a fare anche questo passaggio e si riesce a completare. Quindi la prima risposta era x maggiore o uguale a 8. E qui dopo non capisco un po' la richiesta e un po' il procedimento che devo seguire per gli altri. Allora, prendiamo il valore di x per cui lo status è safe. Per esempio, per il suo 8. E dopo lì e dobbiamo mostrare una sequenza di allocazioni che porterebbe il banchiere in uno stato unsafe. Ed è in due mosse. Proviamo a pensare in una mossa. Qua per allocazione si intende l'assegnazione di risorse ad uno dei processi. Sì. Quindi aumentare P nella pratica. Aumentare Beh, il questi processi possono chiedere risorse fino a possono ancora chiedere le main risorse. E se facendo una richiesta potrebbero portare il sistema a stato unsafe, quindi la richiesta verrebbe sospesa. Allora, se guardiamo questa tabella un attimo con 8, qui dobbiamo leggere 38 più 40, ok? Perché abbiamo messo la quasi più 38. Come si potrebbe fare a rendere unsafe questo stato? Ma per esempio no, perché quello è il controllo del safety, non è spostare, dovete prendere quei 20 che avete e darli a qualcuno. O quei quanti ne avevamo in cassa? 3 e darli a qualcuno in maniera tale da creare un guaio, o ai 23. Per esempio, se prendiamo tutti, se arriva una richiesta da questo, prendo a caso, di 3, se gli dessimo ci troveremmo con 0 in cassa e avremmo tutte, no. Sì, possiamo dare, però c'è uno 0, m, se no quasi, ne abbiamo 20 in cassa, diamone 20 a questo, ok? A questo punto ci troviamo 0 in cassa e n che è 20, 20, 35. Quindi vuol dire che non riusciamo neanche a partire con il primo passo della safe. Ok, siete d'accordo? Allora, sappiamo. Andiamo a vedere cosa succede se io do i 20 più in cassa a questo. La situazione sarebbe cash on hand 0. Poi ho 15, 5, 10. Poi ho
è permutato, ma è lo stesso. 38, 38, 22, 22, e poi ho 60, 20, 40. Mi ricordo questo è l'NI, questo è il PI o l'LI e questo è C. Con questo è zero, zero è troppo piccolo di tutti gli NI e quindi è un secco. Allora dice, ma ne fate una mossa. Per fare una mossa fate la prima mossa che non cambia nulla. Se come prima mossa date, per esempio, se date i tre di questi tre, questi tre li date a questo primo nella lista, rimane 6, perché è il primo, quindi era proprio quello giusto nella sequenza dei secchi. Quindi una risposta può essere 3 di qua e 20 di là, boom. Ok? Ma ad esempio, se noi trovassimo a fare una permutazione diversa con quello che è la non sarebbe possibile trovare abbastanza cose. La cosa dice la permutazione? Deve dire, con il denaro in cassa devi soddisfare il primo, con il denaro in cassa più quello che restituisci il primo devi soddisfare il secondo, e così via. Ma se il denaro in cassa non è sufficiente a soddisfare nessuno, allora è finito sul mantra questa permutazione, non ne può esistere alcuna. Ok? Sì. Quindi il secondo passo è lo stesso, è il duale, però è il duale e deve deallocazione al posto di una deallocazione. A questo punto, se prendiamo x uguale a 7, dobbiamo trovare la maniera di restituirne almeno uno in maniera da riportare lo stato in maniera non so, perché c'è stato un esercizio in cui non quadrava perché il problema è qual è l'IC di questo. L'IC è 60. Ok? E qual è il il C60? E il problema è questo, che c'è una regola del banchiere che dice che a nessuno può essere concesso un prestito più alto del denaro in cassa. Quindi qui era sbagliato il testo e la risposta esatta era, in questo caso, non si può. Ok? Perché appunto c'è il 60 dato al quarto processo, che è il minimo denaro in cassa che deve avere il banchiere. È ovvio che se un banchiere ha 50 non può dare a un singolo un prestito, un affido di 60. Perché non chiede B al massimo quant'è che per abbiamo risposto prima il denaro inizialmente del banchiere, prendendo gli available man mano, oppure come vuole, prende il denaro in cassa e somma tutti i prestiti. Quindi se noi avevamo 20 in cassa, somma 10, 8, 2, 20, fa 60. E così va bene. Però se lei mi mette x uguale a 7, ottiene che ha 59 in cassa e ha un utente a cui ha prestato 60. Il banchiere non lo può fare. Prego. Può prendere anche una parte, cioè la regola dice che in tempi finiti deve restituire tutto, però può restituire una parte. Ok? Questo sarà per concluso? Bene.
Se guardate le regole delle macchiere, quelle prima della logica, dicono che per ogni cliente il C deve essere minore o uguale del C, perché se no ogni stato è un segno. Qui non mi era stato dato il C, ma il potente è stato dato come dal denaro in casa in pratica per l'altro. E quindi x minore di 8 portava a questa incongruenza. Era su questo esercizio? No, quindi posso cancellare. Allora, il file system di Minix questo usa un blocco, qui ovviamente c'è successo qualcosa nella formattazione. Lì c'è cosa che bisogna fare. Il file system di Minix usa blocchi da un K che vengono numerati con puntatore 16 bit. Ogni node ha 9 puntatori, 7 diretti, 1 indiretto e 1 indiretto doppio. Domanda 1. Qual è la lunghezza massima del file su questi sistemi? Avete calcolato? Prego. In questo caso la nostra descrizione di quanti effettivamente blocchi, cioè i blocchi del predatore indiretto. Ah? E la nostra descrizione quanti altri blocchi prende in vista? No, ci sono scritto tutto. Quante grammi di blocco? 1024 byte. Quante grosso il computatore? 16 bit. Quanti byte sono? 16 bit. Quanti byte sono? 2. E quindi quanti puntatori stanno in un blocco? 512. No? Quindi voi avete 7 blocchi indirizzati direttamente più 512 indirizzati indirettamente più 512 al quadrato indirizzati in maniera due volte diretta, quindi è 7 più 512 più 512 tra parentesi k per fare il blocco k. Se vi trovate davanti a una cosa del genere, non perdete tempo a fare i conti, mi lasciate la formula, non tirate fuori quanto la 20, anche il nome dell'altro, non serve niente, perché
a quel punto non mi interessa che voi sappiate fare questo conticino, mi interessa che abbiate fatto bene il ragionamento. Siete corretto anche se non avete questo numero, prego, allora non mi rimanete l'altro del fatto che ci sono prima sette fondatori diretti, perché comunque dopo andate i fondatori funzionando non per un blocco potete essere sette fondatori diretti. No, no, appunto no, no, perché io è tutto fuori, ma forse è tutto il sistema. Allora, poi c'è il punto 2. A partire da un nodo, indicare quanti blocchi occorre leggere per accedere a un file in una posizione random nel file. Quindi, dalla posizione 0 alla posizione 7k-1 se c'è un accesso per accedere da 7k dalla posizione 7k alla posizione 7512k-1 se ne vogliono due rimane successo. Data la lunghezza del byte di un file F, si vede la funzione block length che associa a L il numero di blocchi necessari per memorizzare il file F. F è completamente allocato, non ha buchi. No, è una risposta perché è il resto, quindi significa non è che può succedere assolutamente poco tenere conto dell'accesso precedente. Invece per accedere al resto io non so dove devo accedere, parto dalla remote e quindi devo, se accedo alla 10k sono oltre blocchi direttamente allocati, quindi prima devo cercarmi qualche blocco invece e poi il blocco d'altro. Questo è bellino, tra l'altro questo quando è stato scritto questo copio? Mi fa male che l'ho dato. Nelle vacanze di Natale avevo avuto un su questo foglio che lo so. Avevamo avuto bisogno di usare questa formula per fare la truncate nella libreria il suo che non l'aveva fatta, gliel'ho proposta, poi l'ha scritta lui perché lui aveva fatto quelle che il codice dell'altro qua per fare anche io faccio così, però so che ne avevamo discusso e avevo bisogno proprio di quella formula. Allora, quanti blocchi servono? Allora, si chiama la funzione block length L. L è la dimensione di blocchi. Questi sono i blocchi dati. Più quanti blocchi indici ci vogliono? Allora, blocchi indici. Avete in mente com'è la situazione? Diretto, indiretto e l'ultimo, in questo caso, duplicemente indiretto. Partiamo dai blocchi dati, guardiamo la ritroso. I primi 7 niente, poi ogni 512 mi serve un blocco dati, ok?
Quindi, come faccio a calcolare questo? L-7 diviso 512, conoscete questa cosa? Arrotondato all'intero superiore. Quindi fino a 7 L-7 fa 0, ok? Quando arrivo l'ottavo L-7 fa 1 diviso 512 fa un 512esimo, scatta 1, e così fino a 7 più 512. 7 più 513, ok? 7 più 513 fa 2. Attenzione che però a quel punto contiamo questo, ci manca questo ancora. Più 512 più 7 512 e 7 scatta questo. In realtà questo al massimo darà 1, perché poi la prendiamo fuori l'ampiezza del file. Sì, dica. No, è andato in blocchi. Mi pare che dicesse in blocchi. Ah, in byte. Te lo scusi. Io e anche questo ha tornato. Tutti gli L che compaiono qua sono L fatto 1024, ha tornato L fratto 1024, ha tornato. Ok? Okay, anche in byte vale la stessa regola. Quando io non chiedo perché non cioè non bastava dividere le lettere in byte per mettere il giro slide in blocco, perché quelli sono solo i blocchi dati, però per fare questo file occorrono anche i blocchi indici. Io devo considerare bisogna contare anche quelli. Infatti quella è per la prima parte del corso. Questo è il numero dei blocchi indice diretti, no, non diretti, dei blocchi indice prima dei blocchi dati, e questo è il blocco, cioè questa è la formula, diciamo il modello più matematico, ci stava una risposta che mi dicesse L su 1024 più, mettiamolo in maniera più informatese, L maggiore di 7 punto interrogativo L su 1024, vabbè che poi tanto dovevate metterlo più, oppure scrivere una piccola funzione scritta come block L uguale L più 1023 diviso 1024. Ok, questa è la maniera per ricordare l'intero successivo quando fate la divisione intera. Ok, poi N data uguale
vabbè, è block L, mi hanno detto, il numero dei dati. Quindi N index uguale set if no. If block L maggiore di 7, n index uguale block L meno 7 più 511 tratto 512. E a questo punto if block L maggiore di 512 più 7, n index più uguale 1. Qua else di quello più interno, n index uguale a 0, non è una funzione matematica, l'abbiamo scritta in maniera algoritmica, ma è la stessa cosa. E a questo punto l'ampiezza è block L più n index. La lunghezza in blocchi è la lunghezza più 1023 diviso 1024. Se la lunghezza, se il numero di blocchi supera 7, allora il numero dei blocchi indice, ne togliamo 7 e vediamo arrotondato al superiore. Se il numero di blocchi supera 527, ne abbiamo ancora uno, che è questo. Ok, un altro modo per ottenere questa cosa, se vi piace di più la notazione algoritmica rispetto a quella a formula. Per me l'importante alla fine è capire che avete, che sapete come tirò fuori il numero. Dal punto di vista della notazione sono abbastanza poliglotta. Allora, domanda se siete? Posto che sui file system check di solito mi incasino alla lavagna, però ci proviamo. Datemi un numero. Quindi il parziale dell'anno scorso. Allora, il seguente file system Unix contiene molteplici errori. Si chiede al candidato di trovare gli errori e di correggere come farebbe un file system check. Vediamo di abbassare per avere l'intero set. Liberi 0 e AB2. Il bit meno significativo indica l'inode 0, quindi 0 e no, e AB2. Inode. E A
B. 2. Ok. E invece blocchi 2 di 62. 2 di 6. 2, 2 di 6, 2. Sì. Il bit meno significativo è la destra. Il bit meno significativo è... Sì, qual è la cifra meno significativa di un numero? È quello. No, 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 quando si parla di un numero, il bit meno significativo è, sono le unità del numero. Quindi questo è il blocco, o la nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Allora, cominciamo a fare il primo passaggio, quindi facciamo la scansione di tutti gli A-Note e facciamo IRS, anzi per essere coerenti lo mettiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Dovrei scrivere dappertutto 0, ipotizzate che non c'è nulla vuol dire 0. Allora, partiamo da prima A-Note. Mi raccomando, io faccio fatica a leggere lassù e scrivere sotto. Correggetemi se trascrivo un numero errato. Allora, l'A-Note 0 ha un unico blocco diretto 4. Ok. Poi l'A-Note 1 ha un unico blocco diretto 7. L'A-Note, che fatica che si fa? L'A-Note 2 ha un unico blocco diretto 0. Mi dite quelli dell'A-Note 3? 12 e 5. Poi 4 non c'è. 6. 6. 12 e 2. Ai. Poi l'8 a 3, 10 a 14, il 12 a 9. Allora, ora dobbiamo fare quel controllo che dicevamo prima, poi bisogna fare anche gli A-Note. Gli A-Note vanno in colonna, che cosa abbiamo? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 6, no. Sì? Nella node 6 è scritto direct 0 uguale 12, direct 2 uguale 2, direct 1 uguale 6. Cosa succede se non c'è direct 1? È un errore. Si vota per sì. Si vota per no? Perché dite no? E fai col buco, e fai col buco. Quando voi scrivete, fate sì, scrivete, fa così. Ok? Non è un errore, infatti questo era una delle considerazioni da fare. Ok? Non è un errore. È arrivato l'A-Note 6, andava usato, l'A-Note 8. L'A-Note 10 e l'A-Note 12? Vabbè, qui mettiamo correttamente due. Allora, a questo punto dobbiamo fare due considerazioni. La prima, fare bit per bit. Purtroppo ho fatto casino, ho messo sopra e sotto. Comunque, possiamo riportare qua. 1, 0, 1, 1, 1, 1, ok? 0 1 0 1 0 0 2
quale fonte? Allora, torna, ripassiamo. 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1, 0. È 0 questo? 11? No, siamo a 9. È 1. Allora, 2, 1, 0, 1, 6. Poi 2, 0. 2, 0, 1, 0. Ci siamo? Blocchi. Hai non, blocchi, ho fatto il casino che qua è blocco non è in alto, qua è in basso. Ok? Quindi si applica quella regola che dicevamo prima. Ok, 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 no? Ok, 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 ok. No, ok, ok, no. Allora, come si risolvono questi tre problemi? Però tra i blocchi non c'è il punto 7 invece di 7, non ci sia il 0, no, non c'è. Ok, 0. Allora, come si risolvono? Prendiamo il blocco 15, non è né allocato né libero, semplicemente si corregge, mettiamo nuovo questo va trasformato in 1 0 1 0 0 1 0 1 ecco, questo è occupato e libero, quindi deve essere dichiarato occupato. 0 0 0 1 0. Qui è rimasto questo problema che non abbiamo ancora risolto. Intanto la mappa dei blocchi liberi, a meno di quel problema, è fatta così. Guardiamo anche gli inode, poi prendiamo mano a quello. Gli inode, andiamo a vedere come sono fatti. 1 1 1 1 No, è dove è il 5 non è occupato. 1, 2, 3, 4. Ah, scusate, cioè questo è 0. No, gli inode sono sotto. 1, 2, 3, 4. Poi 2, 0. 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1. Qui vediamo, va tutto bene, questo è da cambiare, ok? E quindi la nuova struttura dei blocchi liberi è questo. Quindi questo, per dirlo com'è, è E A C 0, e questo siamo arrivati ad essere A D quattro due, ok? Praticamente 42 di questo. Sì. Nella posizione di blocchi quando c'è il 2? Adesso lo dobbiamo ancora fare. Come si risolve il 2? Sì. Sì. Allora, nel node abbiamo semplicemente guardato gli enodi che stiamo usando e messo un 1 nei sì. Mentre invece del blocco abbiamo guardato il numero del blocco, quindi abbiamo messo un 1 in quei casi lì. Sì. Tra un po' avremo ancora a che fare con la struttura, perché questa è solo la prima fase. Comunque, finiamo la prima fase. Come si fa a risolvere il problema del 2? Si cerca un blocco libero e si duplica, quindi completamento dell'operazione, perché per ora abbiamo solo cambiato la bitmap, ma adesso dobbiamo prendere uno dei due che hanno il blocco 12 e per esempio l'inode 6,
e la inode 6 dobbiamo duplicarla in un blocco libero. Prendiamo il primo blocco libero dato dalla nuova struttura, per esempio il blocco 1 è libero, ok? Non cambia, però dobbiamo cercare un libero, pensiamo di scandirlo, troviamo che il blocco 1 è libero, quindi qui otterremo che la nuova struttura dei blocchi liberi è AD40, e non solo, ma la inode 6 stavolta ha direct 0 uguale 2, e avremo provveduto a copiare i dati che c'erano nel blocco 12 anche nel blocco 2, e così abbiamo risolto il problema blocco 1. Sì, blocco 1. Così avremo risolto il problema di coerenza fra inode e blocco. Adesso dobbiamo andare a vedere qual era la seconda fase. Abbiamo visto è la struttura delle directory, dobbiamo guardare, andiamo a vedere le directory quali sono, quelle di tipo D. Di tipo D abbiamo la inode 0, la inode 2, la inode 8 e la inode 10. La inode 0 punta al 4, il 4 c'è punto, c'è punto, punto, 6, 8, 2, 10, 6 esiste sì, 8 esiste sì, 2 esiste sì, 10 esiste sì, va bene. Poi, tipo, qui se lì c'è appunto una inode inesistente, questo sarebbe errore, ok? Poi andiamo a vedere il successivo D, che è il direct 0. 2 c'è, 0 c'è, 12 c'è. Poi abbiamo la inode 8, che punta diretto 3, punto 8, punto punto 0. E infine abbiamo il 10 che è 14, punto 10, detta 1, più 2, 12, c'è. Ok, a questo punto, verificata la coerenza delle directory, dobbiamo verificare la raggiungibilità. Qui dobbiamo navigare in quest'altra e vedere se riusciamo a raggiungere tutti gli inode. Quindi partiamo da inode 0, blocco da 4, mi dice che ha punto 0, punto punto 0, poi mi dite gli altri. Scusa? 6. Non ho capito di quale che sta a 6. But. Poi? Lo sbaglio. Poi? E dici 2. E chi è il che dice? Capire continuamente. Chi è il che dice? Allora, come spiego? Boot 6, lo premio, L, fan, 8, ETC 2, e 10 c'era, vediamo. Scusa? Certo, sì. E poi c'è punto e punto punto che sono correttamente a 0. Quindi andiamo a 6. Lo trovate? Come 12 2? Put 6. Sì, è più
6. Ah, ma 6 è di tipo F. 6 è di tipo F, quindi non ci ne frega più niente. Loop è un file. Quindi è file. L'altro è un path e directory, e quindi che ha sotto? Tipo 8, path 3. Ha solo punto e punto punto. Punto e punto punto. Se contano a 8 a 0. Punto punto 0, punto. E TC ha blocco hai non 2 che blocca la TA. Ditemi che fai che ci sono solo. Punto 2, punto punto 0, passo doppio D. Passo doppio D. 12, poi basta. TMP, che cos'ha? 14. 14 chi è? 14 è. Ah, 14 è la grafica, sì, la giù. Ok. E chi ha sotto? Punto. Punto 10. Punto punto 0 e. Data 1. 1. E P2 è 12. E l'ultimo? P2 è 12. 12. 12. Passo un po' più di che numero aveva? 12. Passo un po' più di? 12. 12. Allora, a questo punto dobbiamo vedere quali sono i nodi che abbiamo visitato. Abbiamo visitato 4, 6, 3, 0, 12, 14, 1 e 12 un'altra volta. Ok? Quali è il nodo abbiamo? 1 è anche 1, dov'è? Eta 1, sì. Quindi abbiamo, mettiamo i nodi, 0, 1, 3, 4, 6, 12, 14, ne manca 1. 0, 1, 2, 2 lo abbiamo. Che cos'era 2? Che non so. È TC. È TC perché è TC. Ah, ho fatto un po' di casino. Torniamo a fare questo bene. Perché sono quelli non fa parentesi. 0, 6, 2, 8, 10 sono le elettriche. Poi 1, 12 e 12. Quindi 0, 1, 2, 6, 8, 10 e 12. Abbiamo preso tutti? Quindi no, cioè 0, 1, 2, 6, 8, 10, 12. E il 3? E il 3? Il 3 manca. Quindi il 3 dovrebbe essere raggiunto nell'albero. Allora cosa si fa in questo caso? Va messo lost plus found. Come si fa a mettere lost plus found? Praticamente cambiamo data di 3 e aggiungiamo dopo punto 8 punto punto 0. Come si chiamerà il file? Si chiamerà quindi nella data di 3 diventerà punto 0 punto 8 punto punto 0 sharp 3 3. Ok, e quindi la classe scappa mi mette il lost plus one, mi trovate un file che si chiama sharp 3 che mi dà accesso al file. Però
questo passato, come vi dicevo, questo passato ci consente di fare anche la fase 4, perché lì c'è scritto che tutto calma, sangue freddo, bisognava contare anche punto. Quindi 0 quante volte compare? 1, 2, 3, 4, 5 deve comparire, ok? Se guardate le dirette quante volte è nominato, corretto, cioè punto, della vostra fame, dicete qui. Poi, uno è un pari compare e si fa una volta sola, due. E qui è una directory, quindi al punto di ingresso è il punto, quindi 2 deve avere 2 link. In realtà l'avremmo dovuto fare prima contando per bene tutti i ricevimenti. Poi abbiamo 6 che è un file, 8 che l'ho sulla spam, quindi 2, poi c'è 10, dov'è 10? Non lo vedo, è una directory di temp, quindi ne ha 2, e 12 che è un file ma ne ha 2. Quindi adesso dobbiamo andare a vedere se il numero di link corrisponde, se l'abbiamo ricalcolato. La radice ha 6 link, quindi la radice l'ho portata a 5 link. La E-Node 1 giustamente ne ha 1, la E-Node 2 ne ha 3, deve essere portato a 2, la E-Node 3 ne ha 3, deve essere portato a 1, la E-Node 6 ne ha 1, va bene, la E-Node 8 ne ha 3, deve essere portato a 2, la E-Node 10 ne ha 4, deve essere portato a 2, sono tutti sbagliati, giusto, e la E-Node 12 che ha 2 link, ok? L'unico l'unico è molto possibile è la nostra senza di 3 perché senza di 3 è la directory del vostro sangue, allora troviamo il punto del vostro sangue, pensavo fosse quella, no no, il 3 è un caso, andiamo a cercare dove è la sua sangue e la giunta la nostra sangue, come facciamo? Il file non esiste perché lei non c'è, basta mettere l'elemento delle rette dello scorso anche lo punto, e poi l'ultima fase appunto il conteggio dei link per vedere che coincidono con quelli, non so se l'ho fatto bene in conto, ma la radice quanti link deve avere, quanti è non compare, guardate quante volte compare 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 4, 5, quindi 6 è sbagliato, ma sono stato 5. E così via bisogna farlo per gli altri. In realtà come fa? Cioè, quando fa la navigazione, conta anche quante volte. Al solito questo è nota insomma uno man mano che nella navigazione lo raggiunge, poi passa le note e controlla che il numero che ha ricalcolato gira con quello che c'è sulle note stesse, ok? Come 10 e mezza compito già stato pensato ieri mattina, adesso vado a fare le ultime, gli ultimi ritocchi, scrivo per bene la soluzione. Domani sta riuscendo ad arrivare, ecco, il vostro bene, vedete di arrivare a lavorare, non perde tempo voi, perde tempo perché quello arriva in tasso, deve prendere il computer, deve lavorare il suo, l'altro fanno la prova. Quindi vi chiederei di essere abbastanza puntuali domani alle 8:30. Tutte e tre le ore, cioè la consegna viene fatta, poi non sto, siccome non, c'è l'istituto del non valutare, ma non ci sono ferri di punteggio,
La correzione la faremo sì, ma la facciamo martedì, ok? In modo da tenere tutta la durata di domani per fare il corso. E voi giustamente avrete la... Ecco, parlo di correzione, non valutazione. Non penso di farlo, mi allieterete le vacanze di Pasqua per il corso. A quel punto anche martedì, se volete, potete dirmi non valutare, ma non ha molto interesse, molto lavoro in questa fase. Sapete che è andato male, che non vale la pena correggerlo, dicevo domani, certo.